mi ha dato lo scacco re, però ancora ho delle vie di fuga, quindi non è detta l'ultima parola. Te l'aspettavi la sua mossa? No, in realtà no. Devo ancora capire meglio. Oggi qui abbiamo messo 52 postazioni e si sta svolgendo una simultanea. Una nostra campionessa, ex campionessa italiana Fiammetta Pannella, sta sfidando 27 giocatori contemporaneamente. Dall'altra parte abbiamo il grande maestro Lexi Ortega, ex campione italiano, che sta giocando su una ventina di tavoli. E qui c'è di tutto, bambini e non, quelli un po' più adulti, che hanno superato anche, che sono anche nella terza età. Gli scacchi sono per tutti. È molto emozionante perché comunque tu stai sfidando una persona molto più brava di te, così puoi imparare anche cose nuove. Ti piacerebbe diventare una campionessa? Sì. Vuoi diventare come lei? Sì. Non c'entra niente. Molto emozionante perché non capita quasi mai di poter sfidare contemporaneamente tutte queste persone. Chiaramente è più difficile avere più avversari perché bisogna memorizzare più posizioni, più mosse, però è un bellissimo modo per riuscire a coinvolgere più persone contemporaneamente, anche passanti banalmente qui a Virla Torronia, bellissima, quindi sono molto felice di questi eventi, io partecipo sempre molto volentieri. Chi vince? Come vince? Penso lei. Che domande. Portiamo qualcosa di estremamente utile, bello, vivo dentro i parchi di Roma, quindi un'iniziativa che arricchisce ulteriormente poi l'offerta culturale e sportiva della città. Trovo che sia una cosa che in Italia bisognava fare già da tempo perché contribuisce al promuovere il gioco e almeno non diamo l'idea degli scacchi come un gioco per vecchi o comunque un gioco noioso, perché oggi vediamo tanti ragazzi giocare qui, quindi non è quello che gli scacchi, e fare eventi in posti come questo sicuramente aiuta.